ad un'oretta, un'oretta e venti da Roma, nel Reatino, in provincia di Rieti, andiamo a Poggio Catino. Piccolo videoconsiglio, perché ho scoperto ci sono due piccole chicche legate al cinema a Poggio Catino. A Poggio Catino riposa Maurizio Merli, il popolare attore di moltissimi poliziotteschi negli anni 70. E a Poggio Catino l'attore amava andare d'estate, riposarsi d'estate, c'è la sua tomba. E poi scopriamo che a Poggio Catino la rocca medievale che vedremo, che sta in cima, diciamo così, al Poggio, fu acquistata nel 62 e per 5 anni dall'attrice Yvonne Furneaux, attrice nata in Francia ma di fatto inglesissima, che la ricordiamo per tantissimi film, tra cui La dolce vita di Fellini oppure Repulsione di Roman Polanski. Quindi, con un po' di voce in meno, andiamo a Poggio Catino a fare questa piccola gita. Video consiglio breve, come al solito. Alla prossima, iscrivetevi! Piccolo cimitero di Poggio Catino, c'è la tomba di Maurizio Merli, attore scomparso nel 1989, che amava trascorrere le estati in questo paese, nella provincia di Rieti. Vado in ufficio. E perché? Perché mancano 10 minuti all'1.
fa soffrire così? Chi crede di essere? Se tu mi volessi bene, la metà di quanto te ne voglio io, allora capiresti qualcosa. Sì. Tu non puoi capire, perché non vuoi bene a nessuno. Non strillare. Non puoi neanche immaginare cosa vuol dire voler bene a qualcuno. Lo sai tu, lo sai, vero? Ecco cosa sei. Hai il cuore chiuso, vuoto. La sola cosa che ti interessa sono le donne. E credi che questo sia amore? Sì, lo so, sono 4 ore che me lo stai ripetendo. Io non ne posso più. Non voglio andare a casa. Non sono come te. Ci sono degli uomini che sono felici quando trovano qualcuno che gli vuole bene e non vanno in giro a cercare altre donne. Sei tu, solo tu che stai.